Ok, il buon Gabriele mi dice che siamo già in diretta su YouTube e tra poco saremo in diretta anche su Facebook, quindi adesso aspettiamo le prime connessioni. Naturalmente, ragazzi, non posso sapere chi si connette perché è una diretta tramite telefonino, quindi non sto vedendo lo schermo. Quindi noi andiamo un po' avanti così e saluto, se tieni la diretta così su Facebook, la testa delle persone storce. Ok, saluto Gabriele che è il nostro Jolly e fa tutto quanto lui. E come potete vedere oggi Bescher Life ha diciamo un prezioso ospite che ci eravamo già incontrati un po' di tempo fa quando c'era qualcosa in cantiere e ci vediamo, mi sa che è passato un annetto penso dall'ultima volta, è Sì, forse poco passato poco di più, sì, qualcosina in più qualcosina in più. e con l'occasione appunto per chi non lo conoscesse vi ripresento Mario Guarini che nell'elenco delle cose che ha... Sigla! Esatto, Sigla! ma questo è lo stacchetto, sì, tipo pranzo servito. Nell'elenco delle cose che ha fatto partiamo dall'ultima che è oltre 10 anni di tour con Baglioni, ma poi ci sarebbe veramente da passare un pomeriggio su le collaborazioni e la sua esperienza. Per questo magari vi rimando all'intervista che già gli avevo fatto appunto più di un anno fa, dove spieghiamo un po' meglio qual è stato il suo percorso. Oggi invece ci vediamo con lui perché è il suo turno, citando l'ultimo lavoro, diciamo il primo disco Assolutamente. solista che ha realizzato. E quindi con l'occasione ci siamo rivisti, mi è venuto a trovare in questa casa che è diventata un po' uno studio televisivo, eccetera, eccetera. E quindi con l'occasione appunto del CD andiamo non solo a affrontare quello che è il discorso di come si produce un CD dal punto di vista del bassista e non, quindi quali sono le difficoltà tecniche, quali sono le difficoltà timbriche, sonore, quindi ci sono diverse cose su cui appunto Mario spero ci darà dei consigli per tutti i futuri nuovi, diciamo, Bassisti produttori solisti, artisti. come no, assolutamente. Ma con l'occasione, visto appunto che nel CD, che sono già composto da 13 tracce, ci sono diversi aspetti tecnici che vale la pena approfondire, faremo una sorta di mini masterclass, oppure diciamo una masterclass online che poi appunto sarà disponibile per tutti gli utenti del canale e tutte le persone che vorranno vederla, dove per ogni brano andremo ad affrontare determinati aspetti tecnici. Quindi dal double thump, dall'utilizzo degli accordi, da come si costruisce un solo, da come si può gestire l'effettistica. Naturalmente oggi non abbiamo la pedaliera, però andiamo proprio concettualmente a capire come fare. Quindi ci sono diversi aspetti che andremo ad approfondire. Naturalmente questa è solo una piccola diretta che vi dà l'occasione di farvi pregustare quello che verrà. Quello che verrà in futuro, però adesso un po' la seguirete e poi vi rimando a quei video che usciranno nelle prossime settimane. Sappiate che abbiamo tranquillamente un'ora, quasi 2 ore di tempo a disposizione, quindi di materiale ce ne sarà parecchio. Registreremo molto e quindi uscirà poi anche abbastanza dilazionato e darvi il tempo di assorbire tutti gli argomenti e tutte le cose di cui parleremo. Allora, fatto questa presentazione, immagino che ci siano persone connesse, le salutiamo e sono contento che appunto state partecipando a questa cosa. Partiamo, magari la prima traccia o la prima parte del disco la facciamo in diretta così fate ancora di più la bocca e poi il resto ce la vediamo con. Allora, è il tuo momento. Io se lo pronuncio in inglese faccio ridere, quindi... Now it's my turn. Ho detto giusto? A Assolutamente, posto, perfetto. sto migliorando anche in questo. Quindi, primo disco dove solo già parlando di special guest parliamo di una cosa assolutamente eccezionale. Quindi, diciamo Richard Bonavi, Nicola Iuca, Vinicola Iuta, scusate, Landau, Simon Phillips, Mike Stern, che sono tutti nomi che per chi è cresciuto musicalmente Assolutamente, tra gli anni assolutamente. Generazione 80, quella, 90, generazione eccetera, quella lì, eccetera, esatto. sono i nomi che noi eravamo abituati a leggere nei dischi delle Nei dischi, GRP oppure esatto. dei dischi di persone top, quindi già solo quello ti fa Mi ricordo capire con l'aiuto la prima volta che lo vidi e lo lesse, cioè sentì suonare in quel modo e fui talmente colpito che andai a vedere il nome, era nel disco del solista di Paliducci, nel Sketchbook. Sketchbook, Parliamo che 92, 93, se non vorrei e non avevo dire. mai sentito suonare la batteria così, quindi chiaramente fu incredibile, insomma, e quindi tutti quanti sono. Non solo chiaramente nomi
famosi, ma sono stati scelti perché rappresentano un po' comunque la mia radice in tanti aspetti diversi, insomma, dalla parte più rock che può essere Landau e Simon, alla parte più fusion e più anche pop da un certo punto di vista, insomma, di Vinnie e gli Quel altri. pop, diciamo, dove si va poi a fondere Esatto, con la fusion in maniera esatto, molto assolutamente, elegante assolutamente. che tutti amiamo, nel senso, ma quando uno O pensa, comunque con cui siamo cresciuti, in ogni caso, con cui siamo stati immersi, insomma, per nella nostra. fortuna, questa mi assumo la responsabilità di quello che Questo dico io, per un fortuna. quindicenne non sono d'accordo, ma insomma è Ma per normale, è la fortuna, ruota della vita che gira. esatto. E quindi questo disco che arriva dopo quanto tempo, nel senso, per quanto tempo ci hai lavorato prima di arrivare a avere il prodotto finito? Allora, guarda, alla fine diciamo, il lavoro è stato 5 anni più o meno è durato. In realtà all'inizio è stato molto faticoso trovare un'idea e per questo io poi ci ho messo parecchio tempo, cioè C'è un trovare. aneddoto rispetto all'idea che mi piace che tu lo racconti subito, della prima traccia registrata col Ah, che telefonino. Me l'ho detto quasi io, in però. realtà praticamente è alla fine del disco, c'è una piccola Esatto. registrazione fatta col telefonino che è stata un po' la scintilla creativa da cui è partito tutto. Nel senso che la difficoltà, e quindi allarghiamo il discorso a tutti i bassisti che poi magari un giorno vorranno affrontare l'idea di fare un disco solista, la difficoltà per un bassista rispetto a tutti gli altri strumenti è il fatto di riuscire. Che se cerchi di prendere il ruolo del reader, quindi fai i temi, sei, diciamo, hai il Davanti fuoco, comunque. l'attenzione, sei davanti, snaturi il tuo ruolo, per natura proprio, perché in realtà il ruolo del bassista è proprio il contrappunto legato fra il basso e la melodia, e quindi è nell'equilibrio di questi due estremi delle parti, che sappiamo tutti, insomma, si fonda poi la bellezza di una band, no? Anzi, Jane Jefferson ha insegnato a tutti, anche Paul McCartney, nella risposta fra voce e canto che si crea, fra basso e canto che si creano le pagine più belle della storia della musica. Quindi nel momento in cui tu vai a prendere quel ruolo lì, stai mancando dall'altra parte. E quindi io volevo, chiaramente se tu vuoi fare il disco di un bassista devi essere protagonista, quindi non puoi essere solo nel tuo ruolo, perché altrimenti è il disco di qualcun altro dove tu stai facendo benissimo il tuo mestiere. E se però prendi invece di petto quel ruolo lì, quindi nel caso mio magari avessi snaturato il suono mettendo il suono a ponte e magari mettendo un tastierista ad accompagnarmi coi bassi o magari con due bassi, eccetera, eccetera, avrei perso quell'altro aspetto, che comunque è il ruolo invece che io mi sento più vicino alla mia natura. Quindi era difficile trovare un equilibrio fra queste due parti. Il complimento più bello l'ho avuto ieri, che c'era una persona, insomma, non esperta di musica, che però era convinta che fossero due bassi che suonano. Questo è stato il complimento più bello, perché in realtà la difficoltà quindi è stata questa, trovare l'equilibrio di riuscire a fare contemporaneamente con lo strumento tutti e due gli aspetti. E quindi la sintesi è venuta da quella prima scintilla da cui poi è partito un po' tutto il disco, giocherellando con questa cosa qui, piano piano è uscita fuori la forma del primo pezzo, nel caso specifico. Cioè, Vedete che non è fatto in over, cioè non è fatto in over, lo fa anche dal vivo, nel senso che non so quei dischi questo poi ne finti. parleremo di questo aspetto. Come ti dicevo, secondo me è una cosa fondamentale questa cosa qui. E il fatto, insomma, di essere riuscito a trovare una forma dove tu senti comunque il basso che su un bassista che suona, ma c'è un aspetto tematico, e poi per esempio c'è la parte B. Comunque già il brano è come nella classica canzone chitarra e voce, già esce Perfetto, bello guarda, accompagnato. l'ispirazione da questa cosa qui infatti viene, io dico sempre, per fare una cosa bella devi sempre guardare indietro i classici, sempre è così, qualsiasi cosa di valore. E negli anni, insomma, anche ho visto per esempio gli americani hanno questa forza, il fatto che loro sono molto legati alle loro radici, conoscono bene, qualsiasi musicista comunque è passato per tutti i classici. Li conosce perfettamente a menadito, anche se ne fa una forma più moderna. Allora, un bassista quando deve capire come fare una cosa deve guardare i giganti, non sbaglia mai. E
è gigante in assoluto, chiaramente rimane Jacopo Astorius, e l'ispirazione principale. Questo è secondo me il pezzo più importante che ha reso al meglio, pure una persona preparata, ha reso al meglio questo equilibrio fra basso e melodia. Cioè tu lo senti da solo e il pezzo è già perfetto, poi ci puoi mettere gli strumenti, puoi arrangiarlo in mille modi, ma il pezzo già c'è e l'ha fatto solo con un basso. Questa che poi anche Sally Clark, insomma, aveva fatto cose del genere. Allora, quello doveva essere riferimento, c'è cioè una cosa che è credibile. Già di Già di suo. suo con il basso, che fa capire questi due aspetti che non sono forzatamente appiccicati, ma è credibile. Allora, da questo quando ho, diciamo, messo insieme tutto quanto il pezzo ed è stata la sintesi, l'ho chiamato Now is My Turn, perché da quel momento in poi ero pronto a avere una mia idea, insomma, la mia, chiaramente non volevo, non è una rivoluzione, però era la mia idea personale, la sintesi di quello che io sono. E da lì poi il tempo, la scrittura è stata relativamente veloce, perché una volta che avevo trovato la formula, poi sono riuscito piano piano A a metterla. metterla insieme, è stata abbastanza facile. Diciamo, il tempo poi si è prolungato perché, come hai detto, sono tantissimi guest, io alla fine sono 25 musicisti dentro che suonano, però poi il fatto di avere queste guest che io insomma volevo coinvolgere anche per avere un'esperienza personale diretta con loro. Volevo assolutamente con ognuno suonare in diretta nello studio, quindi le tracce sono registrate live, non a distanza, non tramite insomma, internet, senza manco incontrarsi. Tramite l'home Esatto, recording. tramite l'home recording. E quindi chiaramente questo insomma, ha portato un allungamento dei tempi, perché una persona come Vinny, quando ti dà un appuntamento, il primo giorno libero è al minimo che ti va bene 2 anni dopo, è la prima giornata libera, insomma. Oh, la stessa cosa è stata per Richard, che insomma fa 260 serate l'anno, quindi veramente il giorno che è libero, l'ultima cosa che vuole sentire è il tuo pezzo. E quindi insomma è stato un po' faticoso, ci ho messo più tempo, ma ne valsa la pena, perché contemporaneamente è stata un'esperienza umana bellissima, ne abbiamo parlato Eccezionale. tante volte, insomma, per me è stato un momento di crescita incredibile, Che poi perché si parla sempre degli stranieri, ma diciamo mi piace ricordare, ci saremmo arrivati, gli italiani che hanno partecipato e che poi fanno parte del tuo percorso, come Bosso, De assolutamente Lazzaretti, c'è Nicola Costa, Lestini, c'è Ciro Mica Manna, che Rizzi, Ciro saluto, cioè Manna. nel senso tutte persone con cui poi già lavori o hai lavorato, continui a Assolutamente, ma lavorare. anzi, io nel senso Luca Trolli, nel senso ce ne sono di mi vanto musicisti. del fatto di avendoli messi vicino Che tra l'altro mi prendo il merito, questa foto è mia, è non ci vero, credo, è ci vero, tiene. è vero, Questa foto gliel'ho assolutamente, questa mandata l'hai io. fatta tu. C'ero. No, la cosa, per esempio, nel booklet c'è una cosa carina che insomma io ho messo insieme tutti i musicisti che hanno suonato in una specie di patchwork, dove chiaramente sono tutti mischiati, stranieri, italiani che siano, insomma, per rappresentare, chiaramente è chiaro che stiamo parlando di giganti della storia della musica, quindi, però insomma noi abbiamo una tradizione italiana di musicisti veramente eccezionali, che infatti, voglio dire, loro stessi che hanno suonato nelle tracce, che coinvolgevano musicisti italiani, mi facevano sempre complimenti, mi dicevano: ma chi è questa voce di sassofono, che bella chitarra, che bei suoni. Quindi alla fine è un modo anche per capire che noi in Italia abbiamo tantissimi talenti. Guarda, cito al volo un post di Giblin che mi è piaciuto, nel senso i giorni precedenti a Sanremo diceva, come ha cominciato le prove, i musicisti italiani sono eccezionali. Paradossalmente noi tendiamo sempre a o sminuirci o a guardare molto più all'estero, no? Ma Invece in quel caso è stato proprio lui che... cioè, assolutamente, questo se vuoi, perché il musicista italiano per definizione è uno che si adatta a fare tantissime cose diverse, soprattutto il musicista, diciamo, turnista di mestiere, che si adatta a fare mille condizioni, mentre diciamo spesso il musicista americano riesce, di una scelta anche drastica che possa essere, anche se tu fai solo metal, Però funk si metal, perfeziona si in... perfeziona in quella cosa lì, diventandone assolutamente super efficace, e voglio dire, e quindi chiaramente quando tu lo vedi, ti faccio l'esempio, infatti vado tutti gli anni a NAMM, vedi magari il virtuoso del basso tapping, così che tu lo vedi a un metro, è pazzesco, poi magari non riesce a fare bene un blues minore o Una bossa magari nova. una bossa nova, no? Nel senso che si è talmente specializzato in quella cosa che chiaramente l'impatto che porta quando tu lo vedi
eccezionale. Mentre il musicista italiano è costretto comunque a darsi da fare in mille rivoli, perché se si specializzasse a quel punto qui sarebbe difficilissimo trovare una prospettiva lavorativa. Quindi questa è la grossa differenza. Però quando poi siamo nel campo della praticità, del leggere al volo, del suonare, dell'essere risolutivi, e il musicista italiano secondo me trova sempre. Io per esempio mi vanto del fatto che tutte le persone che hanno suonato qui hanno suonato con le parti, no? Nel senso che io comunque ho fatto arrangiamenti, ho scritto le parti, e sono pochi secondo me i musicisti che riescono a suonare leggendo, mettendo del proprio, quindi non facendo il compitino, ma insomma come magari sentito nel disco, dando quella Dando cosa in comunque più da quel qualcosa in musicista. più. Quindi quello che hanno fatto lì l'hanno fatto leggendo, no? Abbiamo fatto con ore di prove con i pezzi e poi si registra, o come se fosse la mia band, poi è stata registrata. Sono persone che conosco da tanti anni, ne conosco la maestria, so che con la parte davanti e con due passate del pezzo stanno dentro e suonano benissimo, insomma. Quindi sono orgoglioso dei musicisti internazionali che ho coinvolto, perché ti ripeto, in realtà è stata più una cosa per me. Proprio per il fatto di Crescita stare a un metro, sì, proprio personale. di capire veramente quello, È sai, come toccare la sindone. esatto, quello è la fine, sopra Richard non c'è niente, capito? Quindi alla fine Giacomo purtroppo non c'è più, quindi lì vedi proprio il massimo che può fare un musicista, il massimo del livello che può ottenere, capito? E lo vedi però nella pratica, nel quotidiano, cioè nel tempo di reazione che hanno sui pezzi, nella capacità che hanno di imprimere la propria personalità. E però voglio dire, sono orgoglioso, infatti per questo l'ho fatto, anche di aver coinvolto tutti gli amici, le persone che conosco da sempre, che stimo e so che veramente sanno veramente dare qualcosa ai pezzi in più, insomma, sempre. Perfetto, io ne approfitto un attimo per chiudere le dirette, così proseguiamo un attimo noi. Vi ricordo appunto che poi l'integrale di questa lunga chiacchierata barra lezione barra masterclass sarà disponibile nelle prossime settimane sul mio canale YouTube. Salutiamo tutti gli amici, non so quanti si sono connessi, ma Gabriele ci dice che la presenza è buona, quindi ok, molto bene. Quindi noi proseguiamo e poi nelle prossime settimane usciamo. Vuoi fare la sigla? Lo stacchetto finale? Ok, perfetto. Ciao a tutti, ragazzi. Ok, allora proseguiamo con la scoperta del CD, no? E quindi con le tracce audio e tutto quello che ne verrà fuori, appunto, dal punto di vista tecnico, punto di vista sonoro, punto di vista, diciamo, di quello che è la tua esperienza e tutti i consigli che ti senti di dare in merito a proprio quello che è stata la registrazione del Assolutamente, disco. perché come ti dicevo sono contentissimo di avere questa occasione di farlo con te, perché chiaramente ogni disco, diciamo le interviste, le persone che si rivolgono al disco chiaramente lo vedono come un discorso chiaramente musicale, no? E quindi ti parlano, ecco, del fatto delle guest, di come sei arrivata alla composizione, di alcune scelte, insomma, anche se vuoi stilistiche, se si rifanno a un'epoca piuttosto che un'altra. Manca chiaramente tutto l'aspetto tecnico, no? Nel senso del fatto che poi alla fine, quella secondo me è la cosa anche importante, è quella di riuscire a creare, diciamo, un mondo musicale attorno a uno strumento, però, nel senso che alla fine il disco è un bassista, non è un disco solo di musica, insomma. E quindi questo chiaramente presuppone anche alcune scelte tecniche, alcune scelte di missaggio, alcune scelte di suono, che è solo chiaramente una cosa che attira l'attenzione solo di un pubblico ristretto di persone che conoscono lo strumento, quindi sanno le difficoltà di queste cose, sanno la Però che difficoltà sono di. molto pignoli, nel senso che le informazioni le vogliono avere tutti. Perfetto, perfetto. Quindi Questo precisi. per farti, se passami un Ecco attimo il qui, CD, c'è una come cosa no? carina, nel senso che proprio per evitare, siccome conosco la pignoleria, perché fra gli allievi, gli amici, insomma, vengo spesso tartassato di domande, essendo un appassionato comunque anche di attrezzatura, le cose varie. Allora ho fatto una cosa carina, che nel booklet ho messo il recording signal chain. Praticamente tutto il passaggio Che c'è del stato? segnale che c'è stato, ma Sai compresi che i è cavi, la prima gli volta che vedo tra splitter, l'altro una cosa del che è una cosa genere? da psicopatici, chiaramente. Quindi voglio dire, alcuni fonici rimangono meravigliati, ma questo perché non sono del basso, quindi non conoscono che categoria di pignoli siamo. E quindi è carino, insomma, il fatto che uno veramente, se vuole sapere in Come è maniera stato prima? perfetta con il materiale che è stato utilizzato, qui trova tutto, cioè tutto il segnale, compresi i cavi e gli splitter, insomma. Nel caso, per esempio, ho fatto anche il reamping, quindi quale
quale macchina del reamping utilizzato, insomma c'è tutto quanto. E tutto se no, cioè nel senso volendo, volendo, lo rifà. Il pignolo dice sì, ma che è utilizzato per come suono del guagua, c'è il pedale, quindi questo per fissare. Però ti ripeto, come ti dicevo, per me è una bellissima occasione per approfondire degli aspetti che, ti ripeto, in altri contesti non riesco a approfondire perché chiaramente non interessano, non sono il centro di tutto. Invece per fortuna qui siamo una famiglia di bassisti e possiamo parlare di alcune cose che secondo me sono comunque interessanti o comunque che per me sono state una scoperta importante nel frattempo, mentre che stavo registrando il disco. Come ti dissi un po' di tempo fa, quando ho avuto il primo ascolto, no? Questo CD è un po' il Mario Guarini che non ti aspetti, no? Nel senso che chi ti segue un attimo, chi sa un attimo il tipo di lavoro che hai fatto, il tuo 99% diciamo del lavoro, 0,9 è focalizzato, 1% è il disco, esatto. 1,01 è focalizzato, no, proprio nella musica leggera, nell'accompagnamento, suono pulito, molto incitato, senza pedale. Ad esempio, mi ricordo che tu hai notato che io feci, quando sei venuto alla tournée di Claudio, non avevo, c'era solo gli accordatori praticamente e lo splitter dei segnali, quindi, e invece nel disco c'è tantissimo, nel senso, tu come c'è il Mario che non ti aspetti, parliamo di tecniche, double thump, accordi, il solo, nel senso, certo, che è già un altro tipo di dimensione, certo, che uno normalmente non segue. Quindi questo, se vuoi, chiaramente perché il mondo lavorativo italiano, come dicevamo, chiaramente è in quella direzione lì. Chiaramente non esiste un mercato della diciamo della musica strumentale tanto più elettrica, mm-hmm, in Italia, quindi voglio dire, sarebbe tra l'altro caso, poi è la cosa più importante, che a me piace tantissimo fare quella cosa lì, quindi non mi sono mai sentito frustrato, mi è mai mancato qualcosa, quindi lavorativamente sono stato portato a fare quel lavoro, cioè quello di, diciamo, di accompagnare i cantanti, di lavorare in orchestra, quello che è stato, ma l'ho fatto sempre con grande piacere, non mi è mancato niente dal punto di vista dell'esprimermi, di essere comunque contento di quello che facevo. Per fortuna quest'altro aspetto della mia cosa l'ho continuato a curare nel tempo, come se fosse una cosa mia, come chi ha la passione della mountain bike, okay? Però senza alcuna velleità. Esatto, proprio per il fatto, se vuoi, per amore proprio dello strumento, no? Del fatto, mm-hmm, l'essere sempre aggiornati, il fatto che noi seguiamo tutti gli ultimi bassisti che escono, compriamo l'ultimo disco, compriamo l'ultimo metodo, alla fine, se ci pensi, non ha niente a che vedere col mondo della musica leggera, è una cosa che è legata proprio al fatto dello strumento, che ti interessa l'evoluzione, ti interessa vedere Adrian Ferod dal vivo perché è un fenomeno, rimani colpito, ma che non ha niente a che vedere con quello che poi vai a suonare nella pratica di tutti i giorni, no? Lo fai perché c'è, contemporaneamente al tuo lavoro c'è anche una passione proprio per lo strumento proprio, che è fondamentale, che è quello, insomma, che, è quello che poi ci, come ti dicono sempre, abbiamo parlato anche in un'altra intervista, nell'altalenarsi del lavoro che va e viene, che una volta fai una cosa bellissima, una volta dopo sembra che non ti vuole più nessuno, è il normale bioritmo della vita di un musicista, questa è l'ancora di salvezza, il fatto che tu fai musicista perché ti piace il basso, non perché ti piace fare le tournée nei palazzetti. Faceva l'altalena. Esatto, quello va e viene e insomma si spera venga il più possibile se cerchi di farlo col massimo dell'impegno. Però, come dici tu, se uno campa di musica e campa proprio lo strumento in mano, è già la persona più felice del mondo, insomma. È già un gran successo. È un grande successo. Quindi per me il fatto di stare a casa e studiare il double dub non è mai stato un peso, è stata proprio una cosa legata all'amore del fatto che mi piace stare con lo strumento in mano, di conoscere un po' tutti gli aspetti, insomma. E quindi quello che ti dicevo, questo è fondamentale, e questo si lega a un concetto che secondo me è importante, un po' anche quello che io cerco di portare, insomma, con questo disco, è che tu devi essere credibile in tutto quello che fai. Quindi non è che a un certo momento, perché vuoi fare il disco solista, la credibilità, sai che è un bellissimo aggettivo, nel senso che assolutamente definisce tantissime cose, non si tratta di essere bravo e apparisce credibile, che è proprio, che è la forza che poi di tanti musicisti anche meno bravi, no? Nel senso, perché il bassista dei Primus è fortissimo, guarda, se nessuno va a analizzarlo tecnicamente, se è sporco, se non è sporco, perché è credibile, perché lui sale sul palco, la sua personalità, lo spessore, il suono, è tutto un pacchetto che si completa in maniera perfetta e lo definisce. Quella è la credibilità, no?
Vasco Rossi viene premiato da tutti quanti in Italia con un fiume di gente che lo va a vedere, perché è credibile, perché non ha mai dato l'idea di essere troppo, di seguire delle correnti perché gli conviene. È stato credibile con la sua scelta. Quindi, se vuoi, il mio essere credibile il fatto che ho continuato a fare il double thumb con la rampa, pur Non avendo, non diciamo, avendo nessun riscontro. riscontro, e farlo sempre con questo strumento qui, con delle scelte che ho portato avanti. Chiaramente non sono Victor Wooten, non sto rivoluzionando il mondo del basso, ma nessuno può negarmi la credibilità in questo. Nel momento che io suono, quello che senti è quello che sta nel disco. E quello che senti se vieni a vedermi dal vivo. Questo è una cosa che tutti i musicisti devono cercare, capito? Perché quello sei tu. Può essere brutto, può essere una cosa discutibile, può essere non è dei tuoi gusti musicali, ma non stai scimmiottando nessuno, stai cercando di essere qualcos'altro. E questo è fondamentale. Anche essendo peggio, è meglio essere peggio, ma se stessi. Tra l'altro molto coerente, no? Con la scelta dello strumento. Questa cosa mi Assolutamente. colpisce, nel senso che spesso molti giovani, molti ragazzi che cambiano strumenti in continuazione, cambiano Assolutamente. voce in continuazione, Guarda Marcus Miller. come Guarda ne Marcus raccontavi Miller. prima, in Marcus 10 anni Miller, di lui tu. sì, lui dico, Marco, io insomma, l'ho visto adesso al NAMM quest'anno, mentre parlava con i ragazzi, e lui ha ripetuto più volte questa cosa. Dice, il motivo per cui sono così è perché ho fatto 15 anni di turni a New York sempre con lo stesso strumento, adattandomi a rhythm and blues, al funk, allo slap, al suono pizzicato. Solo con il mio strumento, perché non c'era tempo di cambiare, perché c'erano mille motivi, sia perché lui, insomma, perché facevano tantissimi lavori. Il succo è che il rimanere sempre lì col proprio strumento in mano, cioè quindi avevo uno specchio sempre fedele di quello che sei, piano piano ti fa trovare la tua personalità. Se tu cambi continuamente i parametri, no? È come quando dico di se tu un po' tocchi i suoni qua, un po' tocchi i suoni alla fine non sai più Dove chi andare? genera cosa, capito? Esatto. Chi è quindi alla fine più stabilizzi tutto quanto, più lo specchio sei fedele di dire, ma io che produco, che tipo di suono faccio con questa cosa? E soprattutto non vai inseguendo altre cose, ma cerchi di trovare quella fondamentale che è te stesso. Allora, il fatto di avere questo strumento qui, che è stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, alla fine se tu vuoi mi permette di fare. E non è uguale al suono di Marcus Miller. Però non è uguale. È un po' sembra il suono di Flea, ma non è proprio il suono di Flea. Alla fine, questo, diciamo, piccola personalizzazione è dovuta perché io ho sempre avuto questo strumento. Quindi, piano Lo piano, conosci lo conosco perfettamente. perfettamente. Tutta una serie di scelte che ho fatto fra la scalanatura, altezza delle corde, tutta una serie di meccanismi hanno creato un equilibrio che, diciamo, mi identifica. Se tu chiaramente questa cosa la cambi continuamente, è come mescolare sempre le carte, ricominci un po' da capo. Poi ciò non toglie che tu lo sai, insomma, pure io ho tanti strumenti, c'ho la levacoppola, professionalmente è un altro discorso, ma Nel tuo disco tu nel mio metti disco io uso questo strumento dall'inizio alla fine, perché Marcus tranne un Miller, fretless, no? tra un fretless che è un pezzo, insomma, che io tengo particolarmente, che È Furlanetto, mi è un sembra. fullanetto fretless, io ho un bellissimo fullanetto 5 corde, tra altre cose è uno dei 5 corde appartenuti ad Alan Caron, prima che lui poi passasse Al modello Al suo. 6, insomma, era un 5 che lui teneva col do alto, proprio poco prima che passasse, quindi è vecchissimo. Uno strumento molto bello. In realtà, in quel pezzo c'è anche il basso mio sotto, perché in realtà io sono quello che accompagna. E teoricamente, siccome è un pezzo dedicato a Giacomo, il fretless, con tutto il rispetto, insomma, di chiaramente di Volevi suonare, inserirlo? no, voleva essere come se Giacomo parlasse dentro quel pezzo lì, quindi con tutto il rispetto. Chiaramente che si può portare a questa cosa, quindi teoricamente quello che sono il fretless è Giacomo e io sono quell'altro sotto che accompagna il pezzo. E Giacomo per me, ecco, questa è un'altra cosa che è importante. Giacomo per me è un riferimento importantissimo, eppure non si sente per niente quello No, che faccio, infatti no? te credo. Perché? Proprio perché la sua personalità è talmente forte che io ho avuto proprio paura di essere tirato dentro è come un buco nero, capito? Stiamo parlando di una forza di gravità talmente importante
che io sentivo questa attrazione talmente forte che ho cercato di fare tutto il contrario. Cioè, quindi cominciavo a fare lo slap, mi ho preso 5 corde, ho venduto il fretless, e proprio come per dire, mi piace talmente tanto, è talmente bravo, è talmente il più forte che c'è, che se entro lì dentro e prendo 4 corde non troverò mai la strada mia, insomma. Mi ricordi una cosa che dice Rolly, no? Che magari colgo l'occasione assoluta, quando gli altri fanno una cosa io faccio l'esatto contrario. È perfetto, no? Perfetto, assolutamente. Vedi, è proprio il principio. Ma è così, nel momento in cui tutti suonavano con i tasti Giacomo sono al fretless, nel momento in cui tutti suonavano come Giacomo, Marcus Miller prese il basso attivo e cominciò a fare lo slap, è così. Cioè, questo chiaramente sono i riferimenti più grandi, ma nel piccolo uno deve cercare di farlo. È chiaro che però poi dopo, questo perché stiamo parlando del disco mio, della personalità, e tutta una serie di cose che, come ti dicevo, ho continuato a curare. Ma questo non fa sì che se io vado a fare un turno per un artista e vuole Fender e vuole suonare in un certo modo, non c'entra niente tutto questo meccanismo che tu sto dicendo. Il problema è che se non lo curi questa cosa non ce l'avrai mai. Quindi puoi essere professionale ma non avere una personalità, diciamo. E invece si può fare tutte e due, cioè tu puoi essere un professionista, cercare di adattarti a tutto quello che ti chiedono, prendere, cioè, precise le corde lisce che adoro, che sono continuamente uno strumento di quelli che mi piace di più, però io mi sento rappresentato da questa cosa. Ascolta, cominciamo magari ad ascoltare anche qualcosa e andiamo a vedere. Vai. Proprio nello specifico la parte tecnica. La parte tecnica, così come facciamo, ci abbiniamo anche una parte di didattica. Assolutamente. Allora, il disco parte così, no? Vediamo adesso. Ho messo giusto, sì? Sì, sì, sì. La DAO. Personalità che ti dicevo prima, Landau fa 3 note e non solo l'ammazza chiaramente, no, ma lo riconosci subito che è lui. Che è lui. È quello che ogni musicista deve cercare di raggiungere sempre come obiettivo, quel fatto che tu fai una cosa e tutti quanti ti riconoscono, insomma, per quello che fai. Allora, ti dicevo, dal punto di vista tecnico, la cosa importante, ti dicevo, è quello che uno è fondamentale che sia credibile, no? Che sia rappresentato da quello che fa. Allora, se io suono, quello che senti io faccio qui, attaccato al nostro amplificatore qui, Mark Bass a casa, è la stessa cosa che senti nel disco. Questo è il discorso di credibilità. Quindi tu non devi mascherarti. Teoricamente i musicisti più bravi, quindi ancora più bravi di me, registrano i dischi a prima botta proprio, perché li rappresenta. Dario, se fa un disco, suona libero, 5 standard, è Dario, capito? Lo senti subito. Quello è il Deida, per chi magari, esatto, non l'avesse, cioè quello sono, è il musicista veramente forte, capito? Che il disco diventa la fotografia di un momento, ma lui è così sempre, insomma. Quindi ti dicevo, a fine su cosa si basa questo discorso dello slap? Ti faccio una domanda tecnicamente per darti il basso, nel senso, io ho notato che quando tu praticamente passi dal pizzicato, no, allo slap, non perdi praticamente di volume. Assolutamente. Nel senso che hai, bravissimo, la stessa resa di volume, proprio in termini sia di dB che di tocco, no? Esatto. Cosa che spesso invece quando passi dal pizzicato hai solitamente, esatto, no? Assolutamente. E ero curioso di capire come gestisci questa cosa e come ci sei arrivato. Perfetto. A avere questo tipo di una balance. Domanda intelligentissima, perché questa cosa è tutte le cose della musica del basso. Ogni volta che parliamo ti ripeto, diciamo, alcuni concetti base li ripeto sempre. Sono le ore di volo che fanno qualsiasi cosa che tu faccia, da lettura
il tempo, più tempo ci è dedicato, più quella cosa è perfezionata. Ah, i suoni, bebop, o lo slap, qualsiasi cosa. Allora, il fatto che tu c'hai un volume diverso fra pizzicato e slap, perché ne praticati diversamente, perché suoni l'80% pizzicato e pochissime volte lo slap, perché magari non ti capita, non suoni con dei gruppi. Questo è stato il mio equilibrio, il fatto che io queste cose le ho sempre tenute tutte e due in equilibrio, perché se non ne suonavo da più le studiavo. E quindi il fatto per me di suonare. È una cosa che io ho curato perché tutti i giorni facevo tutte e due le cose. Ok? Quindi è una cosa che è cresciuta insieme. Non è stato a un certo momento, ecco perché ti dico, esce l'esigenza del disco, adesso mi metto sotto e studio lo slap. Non funziona così. Cioè, quello che succederà è che non sei. Perdiamo quel discorso di credibilità, magari ti prepari bene una cosa, viene comunque una cosa carina e trovi delle belle soluzioni, tutto quello che vuoi, ma manca questa cosa che hai notato tu, cioè il fatto che comunque quando io metto lo step non è una cosa che è appiccicata, è naturale. Allora, questo viene nel caso specifico mio personale, il fatto che io, cioè, il pollice è molto protagonista nel mio modo di suonare, cioè comunque è sempre presente. Come ti dicevo, una delle prime cose che io suono col pollice non ancorato. Ok? Quindi già questa prospettiva mette il pollice libero di muoversi. Io non sono appoggiato, quindi per Non è me la classica non è la tecnica. classica posizione alla Giacomo proprio. Quindi dal momento in cui devo passare da questo allo slap, non è un cambio radicale, perché io sto già così. Quindi per me Ok? E poi come ti dicevo, io fin dall'inizio mi è sempre piaciuto il suono del basso stoppato. È una cosa che ho sempre curato molto, quindi il fatto mi piaceva proprio l'idea di avere questo ulteriore gradino dinamico. Mi è sempre piaciuto il fatto di poter suonare una cosa così e poi di colpo fare. Ok? E giostrando il dumping, insomma, delle corde in maniera adeguata, avere anche un controllo del sustain, no? Quindi magari se dai troppo fastidio, riuscire a fermarlo, a controllarlo, eccetera. Quindi questa posizione, diciamo, io l'ho avuta da subito, da sempre. E un'altra cosa importante che si lega allo slap, io da subito ho cercato di, quindi già siamo messi in questo modo, quindi non siamo ancorati. Già, quindi Naturalmente, naturalmente sì, tutte e due le posizioni sono esatto. abbastanza naturali, quindi per me stare così è un approccio naturale come questo. E poi contemporaneamente, avendo io da subito avuto un 5 corde, o comunque avendo sempre la quinta corda, quindi il fatto di non tenere il pollice ancorato è stato anche per fermare la quinta. Quindi il momento in cui cominciavo a fare lo slap, il fatto di mantenere il controllo di tutta la risonanza, oltre al pollice così, c'è stato il fatto che io fin da subito ho cominciato a non utilizzare il dumping, quindi a non fare mai come dallo slap it, ma praticamente di utilizzare per fare le ghost e fare tutte, diciamo, le ghost note in mezzo, l'indice. Quindi da questa posizione diventava questo. Ok? Quindi però questo ti ripeto, sempre continuamente, cioè in maniera naturale, quando lo studiavo, suonavo, è sempre con questa postura qui. Alla fine, e quindi anche altri elementi di base già cominciavano a entrare in questa cosa, il fatto per esempio che io utilizzavo molto, questo è Larry Graham, insomma, mi ricordo vidi la videocassetta di lui vestito tipo la Capitan Findus, Di parte col bianco. distorsore, io mi sono innamorato, l'ho consumato, e esatto, quindi questo approccio di. Il fatto di avere lo strappato pollice e indice, no? E quindi, ti ripeto, questo stiamo parlando di giovane, e quindi già questa posizione c'era. E a questo aggiungiamo pure il fatto che io suonando spesso mi registravo dei provini da solo a casa, insomma, così, tendevo molto a fare gli Mostrare. accordi, insomma, cosa che faccio tuttora con gli allievi mentre suonano, gli faccio le ritmiche funky sotto. E quindi fin da subito un po' questo esce fuori da Sally Clark, no? NDR, School Days, andatevi School ad Days. ascoltare il disco. Allora, tutti questi elementi di base stavano fin da subito, quindi
pollice indice e sempre, diciamo, regolarmente sia pizzicato che slap, diciamo, praticati regolarmente. Il fatto quindi, ti ripeto, di cominciare a fare lo strumming. Quindi questo era già un crescendo di base che è andato avanti per molto tempo. E come ti dicevo alla fine, come è entrato il discorso del double tap? Tutto ciò, ti ripeto, il disco non era nemmeno In previsione. nemmeno in previsione, non era niente, era proprio uno studio sullo strumento, come uno può studiare il walking. E poi non lo suona dal vivo perché suona un altro genere di musica, no? Cioè, miglioramento, un fatto di cercare di approfondire qualcosa. E come ti dicevo prima, che parlavamo, alla fine in tutto questo è arrivato Power di Marcus Miller, no? E quindi io, nel senso, conoscevo già Victor Wooten, mi piacevano le cose che faceva, ma consideravo un po' circense come cosa e quindi non aveva Non tanto approfondito, musicale, nel no? Più senso. musicale. Non ti aveva catturato. Non sentivo a me del fatto di utilizzare l'indice per strappare, mi piaceva anche, cioè uno dei parametri delle cose per cui mi piacciono è sempre anche perché hanno un impatto notevole, no? Quindi piaceva che arrivava più forte. La tecnica di Wooten vedevo sempre, mi sembrava sempre che alleggerisse un po' il suono dello strumento. Usava le corde fine, usava due fiocchetti, insomma, era poco maschia come cosa, diciamo. Poi quello che io chiaramente considero un musicista maschio di Sì. sicuro, che è Marcus Miller, e a un certo momento esce con. Mi colpì questa cosa, insomma, sia l'impatto di questa cosa qua era fortissima, poi qualsiasi cosa suona c'è impatto. E quindi mi sono interessato a questo discorso del double thumb. Però che cosa succede? Lì, qual è stata la cosa che è scattata, che è stata fondamentale? Che non ho voluto avere fretta, proprio perché non la suonavo, non dovevo andare dal vivo e cercare di fare le cose. A quel punto ho preso la tecnica e per riportarla al livello di quello che era lo slap che già praticavo per conto mio, sono ripartito da zero completamente. Quindi ho preso il double thumb e ho cominciato a fare proprio la pratica quella più becera. Quindi. Ore e ore di questo. Ripetilo senza mentre che non suona. Ore e Ore e ore ore di di questo, che questo. in realtà, ti ripeto, per uno che già comunque suona E e fa già già lavora, insomma, e comunque mettersi lì, anche è un discorso di. Ci vuole un'attitudine giusta, insomma, che la fretta chiaramente dice, vabbè, già suono, me lo metto dentro. Invece io, non avendo nessuna fretta, ho avuto la lungimiranza di farlo maturare prima di incominciarla a inserire le mie cose. Quindi all'inizio, per un sacco di tempo, io ho praticato il double tap e basta, senza metterlo nel resto delle cose. Ad esempio, un'altra cosa che poi è quello che faccio fare ai miei allievi con qualsiasi cosa facciamo, di utilizzare solo quell'argomento specifico per suonare, fare dei riff, suonare delle idee, proprio per fermare, la tecnica, diciamo, sì, per. anche proprio per masticarlo un po', per trovare un po' di forme diverse, per personalizzarlo. E quindi praticamente. Solo con il pollice, Solo col quindi. pollice. Tanto tempo di questo, oppure. Facevo La River storia, People, River capito? People. Mi ricordo tutti i pezzi, insomma, tutto quello che riguardava ore e ore solo di pollice e basta. Piano piano, quando ho cominciato a sentire, quindi, qual è il motivo per cui ti fa, secondo me, che oggi si perde un po', qual è il parametro che ti fa capire che una cosa la sai fare? Quando riesci a fare dal vivo. Perché finché sei a casa con i tuoi volumi, i tuoi sistemi, adesso stiamo con l'amplificatore così a zero, va tutto bene. Perché, voglio dire, ti autoregoli, ti sistemi i volumi. Quando è che una cosa invece la padroneggi? Quando sei dal vivo con la batteria che suona il volume importante, quando la spia che non ti senti perfettamente, l'ampli che fatica, e tu devi cercare di non schiacciarti nel frattempo. Devi fare una cosa, no? Perché a quel punto vai di nervi perché non ti riesci a sentire più. Quella è la differenza fra una cosa che padroneggi e una cosa che sei a tuo agio. Nel pizzicato, anche se vai una serata che non ti senti bene, ormai ti sei regolato, no? Hai trovato la tua dimensione.
Nelle altre tecniche spesso non succede perché tu le pratichi poco dal vivo. Allora, piano piano, nelle occasioni dove mi capitava forse qualche cover band, qualche situazione insomma dove me lo permettevano, ho cominciato a suonarlo dal vivo e ho cominciato a vedere che mi sentivo a mio agio. A quel punto, e solo a quel punto, ho cominciato a inserirlo nella tecnica che c'avevo già. Quindi a quel punto io già suonavo con pollice e indice e quindi... piano piano ho cominciato a inserirlo dentro. Domanda tecnica: quanto è utile e quanto ti aiuta il fatto di avere la rampa lì? La rampa per me è fondamentale. È diventata fondamentale. Io non la utilizzavo prima, è diventata fondamentale. Non magari è un po' meno la rampa... esperto, diciamo, lui utilizza due tipi di rampe, una che va dal pick up, diciamo, centrale al manico, e una invece che collega i due pick up praticamente. Praticamente per il double thumb per me questo diventa fondamentale, e ormai è diventato fondamentale, perché mi permette di non far entrare troppo il pollice dentro e quindi me lo mantiene sempre all'altezza di... mi permette, il meccanismo qual è? Mi permette di suonare forte perché ho un punto di fermo, ok? È come quando... è un po' lo stesso principio di quando tu suoni una corda e puoi suonare forte perché finisci sull'altra, cioè quindi il movimento può rimanere corto, cioè può rimanere... contenuto perché c'hai il fermo della corda successiva, quindi tu riesci a spingere e avere la distanza giusta. Mm-hmm. Questo è lo stesso principio. Se io non ci avessi il sotto, praticamente suonando forte così, il pollice andrebbe a finire dentro per forza di cose. Quindi dovrei trattenermi un po' per non perdere velocità, e questa cosa è un problema. Invece così riesco a suonare con la rilassatezza del fatto che, per quanto forte porto a suonare, il pollice si troverà nello spazio giusto per tornare su. Ok? E da qui, quindi dal mettere la rampa al double thumb, lì si è aperto un altro mondo tecnico, diciamo, che è quello proprio del double thumb, del double clutch. Ok? E quindi piano piano si è cominciato a creare una sintesi un po' di tutto quanto. A quel punto mi sono appassionato a due musicisti che non sono molto conosciuti, che uno è Norm Stockton, che tu conosci, insomma, che chiaramente la cosa che ci accomunava, che lui è un endorser storico dell'MTD, e all'epoca, adesso ha cambiato, insomma, che ha fatto il suo signature, ma all'epoca utilizzava un basso con Bengay come il mio, quindi utilizzava queste tecniche, c'era il suono che mi piaceva, insomma, mi sentivo... quindi piano piano mi sono appassionato, poi nel caso specifico siamo diventati anche amici, quindi si è creato proprio un rapporto di amicizia, e da lui ho cominciato a vedere quell'utilizzo di tutte queste tecniche che parliamo, che erano rimaste un pochettino così, in maniera musicale. Cioè il fatto, lui per esempio, cioè il fatto quindi di cominciare a unire, è tutto un miscuglio di tutte le tecniche, però con l'obiettivo di creare le cose musicali e quindi di lavorare pure sull'armonia, su delle posizioni eccetera. A quel punto si è unito invece tutta un'altra, diciamo, passione che io avevo, che è quello di suonare, diciamo, quindi sempre con il pollice a, diciamo, a tre dita per fare gli accordi. Ok? Quindi... quindi questo, passare da questo a... passaggio abbastanza immediato. Quindi a quel punto l'unione di tutto, quindi anche il double pluck, da una cosa tecnica, l'allargamento fino a questo punto non diventava più una cosa legata solo allo slap, ma una cosa, diciamo, musicale. A quel punto piano piano è cominciato a nascere il germe del disco, insomma, cioè quindi di utilizzare tutto questo armamentario tecnico in maniera musicale. Perfetto, io ascolterei qualcos'altro. Vai, ti faccio, sì, se metti anche il secondo pezzo, anche qui tanto c'è, i primi due pezzi ho messi di slap subito per togliermi subito gli appassionati, subito, diciamo. Thank you.
cosa carina di questo pezzo, per esempio, è che, come hai fatto notare tu, questo è un pezzo più milleriano che il tema, no? Il fatto che, per esempio, qui non c'è double thumb, quindi alla fine il parametro è sempre non far vedere la tecnica, ma utilizzarla in maniera musicale. Quindi quando non serve, non la utilizzo. Mm-hmm. Quando invece un pezzo, tipo come prima, crea magari una dinamicamente una crescita e ti chiede l'utilizzo della tecnica, il fatto che la tiri fuori è importante. Per esempio qui, sempre legato al fatto del fatto che tutto ritorna anche poi un discorso di postura tecnica, quindi è importante proprio il lavoro a casa, lo studiare, trovare una posizione, mm-hmm. quando io dico per esempio di lavorare tanto sulla postura, su come ti metti, come metti le mani, perché da lì parte un po' tutto. Nella B di questo pezzo, quando poi vado avanti, c'è per esempio tutta una cosa che faccio con gli armonici, no? Che non è slap, non c'è niente come abbiamo detto prima, ma è sempre legato alla postura. Quindi ok, questa è una tecnica completamente diversa, ma che basa sullo stesso principio, sul fatto che io dall'epoca che sono partito che mi piaceva questa cosa qua. Quindi a questo punto questo qui è una nuova, diciamo, utilizzazione tecnica, c'ho più dita, è più complicata, ma la postura e la posizione è la stessa. Quindi che è legata al fatto di prendere gli accordi, che tutto si collega praticamente. Tra l'altro notavo questa cosa, che è una cosa spesso che torna nei dubbi di chi suona, del posizionamento del pollice, no? Sì. Guardandoti, e poi è abbastanza evidente che uno utilizza il pollice, non è per forza detto che il pollice debba stare mascherato dietro al manico, anzi nel tuo caso spesso lo utilizzi sia per stoppare. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, questo perché io per esempio ho sempre questa postura qua, che esatto. Sembra sempre che mando, che tutte le foto che ho praticamente sto così, perché non è voluto chiaramente. È perché chiaramente avendo sempre avuto 5 corde e come, diciamo, come ormai avrei capito praticando anche tutte queste cose, lo slap è chiaramente una tecnica che tira fuori un sacco di armonici se tu non la sai controllare, ed è bruttissimo. Il fatto per esempio oggi utilizzano molto, insomma, quegli aggeggetti per fermare questa cosa qua, per dirti quanto ne crea, cioè che hanno creato un aggeggio apposta. Io non lo sopporto perché secondo me toglie un po' di armoniche che secondo me sono belle, il fatto proprio che lo strumento vibra un po' come il pianoforte. Però se non lo controlli poi diventa una nube. E quindi il fatto di utilizzare tutti questi stratagemmi che sono un po' della mano di qua, per esempio io fermo un pochettino con questo, un po' con questo dito qua, un po' col pollice. Alla fine. Però l'obiettivo è suono più pulito che puoi. Io mi auguro, insomma, che questo arrivi, insomma, quando suono, nel senso pur facendo... Non senti mai polverone di armonici, e pur avendo un suono squillante, insomma, con le corde, insomma, relativamente nuove. E quindi ti dicevo, questa cosa tecnicamente è una cosa carina anche che sta sempre in questo pezzo qua, è l'utilizzo delle posizioni per fare lo slap, delle posizioni degli accordi con i rivolti, no? Io praticamente faccio nel ritornello. Quindi parti da un mi minore settima, poi lo rivolti. Esatto, no. Fondamentalmente è quello che sembra okay. una quantità enorme di note, è una cosa semplicissima. È mi minore con il suo rivolto. Con il sol, esatto. Esatto, partendo dal sol ma mantenendo sempre le due corde alte, che lo apre però un pochettino come suono, no? Quindi c'è re su fa diesis, che quindi lo vado a prendere quest'altro rivolto, sol, e lo prendo con l'altro rivolto. E questo okay. Comunque ti arriva anche, esatto, è sempre sol ma crea movimento, no? Quindi ok, queste sono un po' di cose, un miscuglio insomma di quello che poi è lo studio dell'armonia. Queste sono le triadi su tre corde late e armamentario di Norm Stockton, e come ti dicevo io sono stato influenzato tanto da un bassista che non si conosce proprio. Confermo, che, me l'ha detto prima. Che è non... Evan Browner, che è praticamente un bassista metal, che non si conosce, però c'è la copertina di Bass Player adesso di questo mese, quindi pensi. Se ne stanno accorgendo che è veramente fortissimo. se ne parla. È il bassista Yenteos, che è un gruppo metal di questi improbabili,
ma che c'ha una tecnica del double thumb eccezionale, fenomenale, e fa tantissime di queste cose qua. Io gli ho rubacchiato un pochettino di idee, e se non lo conoscete andate a vedere perché è un fenomeno proprio. Fenomeno. Ma vedi, Evan Bruner, mi pare che è il nome notavo quando precipito. parlavamo anche di Sì. progressione degli accordi, rivolte, eccetera, eccetera, che sono tutte anche accortezze della scrittura che in parte ti derivano da quello che è il background della musica leggera. Nel senso, quando hai il disco, quando tu ascolti un disco fusion, spesso trovi dei pedaloni su un mi che durano 8, 9 minuti, 10 minuti, ti stufi. Cioè, assolutamente, Invece qui c'è una assolutamente. scrittura che comunque va a pescare un po' da quella che è tutta Ma l'esperienza. guarda, fondamentalmente perché il lume dietro questa cosa non è una scusa per far sentire l'aspetto solistico, che io non considero il mio fattore più forte, cioè nel senso non vedo l'ora di far sentire 10 minuti di solo, perché la cosa più forte credo sia prima di tutto il suono e il modo magari in cui porto le cose, e quindi a quel punto diventa importante più la scrittura. A quel punto, se tu hai fuoco sulla scrittura, scrivere significa trovare una melodia. Mentre, ti ripeto, se tu lo vuoi utilizzare come scusa per poi fare una jam session e far vedere le tue doti solistiche, a quel punto va bene la melodia, ma insomma il tuo obiettivo sta da un'altra Da una parte, parte. insomma, no? Quindi si sente proprio che la tua attenzione è spostata a quel momento che sta per arrivare. Invece la mia attenzione è spostata sulla scrittura, sulla melodia, cioè sul fatto che quello che faccio deve avere una base melodica forte. Quindi se io faccio... Guarda, Dici proprio già Giacomo. c'è sempre, io penso l'ideale, le dicevamo prima, non diceva... Quando fai così, Esatto. è Giacomo. Questo è il più grande pezzo di basso che si sia mai scritto. Ma alla fine, come ti dicevo, Marcus Miller, che è ancora vivo, se no praticamente lo diremo pure di lui, non può suonare il basso e non avere dentro le idee Jim Jamerson, Louis Johnson, Jacopo Astorius, Marcus Miller, che quelle sono le radici, cioè proprio il nostro strumento si basa su quelle colonne, capito? Quindi il fatto che tu cerchi di cantare, e già questo l'ha insegnato a tutto il mondo, cioè di prendere uno strumento come il basso, che prima c'era un attacco definito, invece trasformarlo in uno strumento che può cantare come tutti gli altri, anzi, nel C'ha la voce caso tutta sua. ne ha fatto accorgere tutto il mondo, insomma, che è un basso che canta veramente ti fa accapponare la pelle, e quindi sono comunque nella radice di tutti noi, per forza di cose, proprio è legato a uno strumento. Se vuoi essere espressivo con lo strumento, non puoi non aver ascoltato Giacomo. Se vuoi avere un suono di slap con una personalità che non sia miserello, non puoi non aver ascoltato Marcus Miller. Non si può, capito? Non si può. È come dico agli miei, se non hai ascoltato mai Police, non puoi suonare un po' più bene. Cioè, no, non è essere talebani, è proprio è il cammino dell'uomo che è fatto così, si basa su Lo quello. step è È un lo percorso step, è un obbligato che passaggio. E esatto. questa cosa che ti dicevo degli americani, una cosa, io per esempio adesso ho avuto recentemente una bellissima esperienza, che per un motivo è il fatto che un amico ha registrato il disco lì in America con musicisti americani. Sono stato una settimana con Alex Haller, no? Che ti dicevo, il bassista, che è stato un bassista di Michael Jackson, insomma, un bassista eccezionale. E la cosa forte, tu ti rendi conto, gli americani tutti hanno le radici dietro le spalle solidissime. Un po' perché fanno le chiese, quindi suonano tutta una serie di repertorio importante, tutto quello che vuoi. Ma se tu dici un pezzo di Marvin Gaye, degli Steely Dan, de qualsiasi cosa loro usano anche come riferimento per comunicare, per registrare una cosa, un feeling, no? Dice, facciamo questo pezzo, facciamolo come quel pezzo Let's get dei Camillo. going. Non è che c'è uno di tutte le persone presenti che fa, quale pezzo è? Fammelo sentire. E automaticamente sono agganciati a quella cosa, perché che significa? Non è che la conoscono, ha sentito di, l'hanno suonata, l'hanno interiorizzata, l'hanno talmente, sono poggiati su quella cosa, e quindi sono pronti subito a fare una cosa meglio. E da questo punto di vista sono innegabili. Non esiste un bassista lì che non conosce tutto il repertorio di Jamerson, tutto il repertorio di Louis Johnson, li conoscono proprio, non per sentito dire, anche se suonano tutt'altro. Questo li rende più forti. Molto spesso, perché hanno le radici, sono piantati per terra più solidamente, spesso magari del ragazzo che sente solo i Jamiroquai e non conosce la radice che c'è dietro, capito? Cioè, un bravo musicista è quello che sente Marcus Miller che fa e sa che questo è Verdi White di Shining Star,
perché conosce il cammino e quindi lo apprezza, è come una casa, capito? Costruisce su fondamenta solide, capito? È importantissimo questo. E quindi dicevo, quando uno dice, ma il fatto che si sentono influenze, se si sente già quello che suoni, devi essere sei fortunato, nel senso che significa bene, esatto, c'hai il migliore dietro di te, insomma. Esatto.